grazie voi di essere venuti una serata anche in tempo incerto alla presentazione di questo libro che noi da molti anni volevamo fare, perché in realtà si rifà ad una discesa del Tevere che fu tragicomica nella prima parte, devo dire, perché nella prima tappa facevo un naufragio, come leggerete voi, che nasce nel 1986, pensate, giugno 1986, per cercare di movimentare il giornale, di dare qualcosa di più allegro. Venivamo dagli anni del terrorismo, quindi volevamo fare un giornale anche che fosse serio, sì, ma anche un po' più lieve. E allora proposi io questa discesa del Tevere, e l'organizzò Fabrizio Ricci, che era un esperto di vela, soprattutto, marito di Valeria, e si unì Giancarlo Del Re, un tenuto qui, il figlio Pietro, venendo da lontano, con la figlia, Oriele, e che era l'inviato, diciamo, di costume del giornale, era l'autore dell'Avventura in Città, famosa, che tutti leggevano a Roma. Imbarcai anche un altro personaggio molto curioso, che era Gianluca Osti, gigante tra l'altro, che era stato direttore generale di Talsider e presidente della Terni, e che nel frattempo è diventato un grande botanico, con dei meriti particolari, perché Gianluca Osti, quando era ancora di Talsider a Genova, salvò il giardino Herbori della Mortola vicino a Ventimiglia, giardino inglese, straordinario, e per cui ebbe una decorazione della regia dell'Inghilterra, ed era vicepresidente dell'associazione della Dendrology Association, cioè dell'Associazione Internazionale degli Alberi, autore di vari libri, e che aveva una rubrica sul Messaggero di piante e giardini. Allora, noi, lo racconto brevemente perché è lunga la storia, dividevo in quattro tappe. Mi disse: ma perché non vieni anche tu? Vabbè, io ero a Ravenna a una presentazione di libri, mi imbarcarono e partimmo dalla villa di Plinio, perché dovunque vai poi in Italia c'è un resto romano importante. Plinio il Giovane era stato, ecco la dizione esatta è questa, curator fluminis ac riparum ac cloache maxime, cioè era un vero e proprio sovrintendente generale, quindi è un termine quasi keynesiano, perché era sovrintendente del fiume e delle rive, nonché della cloaca massima a Roma, quindi del bacino del Tevere. E c'è una riva importante, Anghiari. E in effetti il primo tratto eravamo un po' dubbiosi, perché non c'era, era una giornata molto bella, non c'era molta corrente, per cui spingevo questo gommone più che altro, ma ben presto ci accorgevo che il Tevere, lo sapevamo, ma non pensavo fossero così fastidiosi. Sul Tevere ci sono ben 135 rapide, sono piccole rapide, di pochi metri, però fastidiosissime. Per noi soprattutto, che non avevamo una canoa canadese a fondo piatto, ma avevamo un gommone motore, quindi ad ogni cascatella dovevamo fare, tirare su, ogni rapida, tirare su il motore. E da lì queste rapide si fecero sempre più insistenti, per cui, e intorno c'era questa vegetazione molto bella, dove soprattutto montagne napoletane, che Osti spiegava, e ci disse: guardate, qui ci sono un tipo di pioppo che è molto particolare, perché c'è soltanto qui e in Lombardia. Si chiama Lombardy Poplar, in inglese l'hanno chiamato così, che l'hanno importato. Io sono stato invitato alla festa per i 200 anni, inglese infatti così, dell'importazione di questo pioppo nero o pioppo lombardo. Un pioppo filiforme, poi c'erano le lontane napoletane, e c'erano questi enormi salici, grossi e bianchi, che si sporgevano sulle rive. Allora ci fu un incidente, a un certo punto dovevamo
senza giubbotti di salvataggio, nulla, perché l'acqua ancora era bassa e altro. E questo gommone, dopo le rapide, non ha la prua, quindi andava in conto suo, avevamo voglia di pagaiare noi. A un certo punto io mi giro, eravamo rimasti insieme, eravamo più quattro, un quarto c'era, ed era Fabrizio. Io ero anche un attimo, non dico di terrore, ma di apprensione, perché magari con una disattenzione, finché sentivo uno che bofonchiava nell'acqua e non era stato attento, questi salici si protendono verso il centro del fiume, l'aveva colto di sorpresa, aveva buttato in acqua e aveva perso gli occhiali e il cappello da ranger che quale teneva molto. Allora lo andiamo a riprendere, dopo un po' la stessa cosa succede a Gianluca Osti, che pure era un cristone di 1,95, che vidi partire in alto, sembrava, vedete quella statua di San Pietro che sta così, no? Si è seduto, partire verso l'alto, io mi vidi mai i capelli, perché è un uomo già anziano, pesante, cadde, anche lui perse gli occhiali e la scarpa. Allora cominciamo a essere un po' di capaci. Beh, non avevamo fatto il conto della meteorologia, perché ci trovavamo dopo Città di Castello, in cui mangiavo frugalmente, io venni dotato di un paio di pantaloncini, avevo dei jeans altrimenti, che mi compravano, forse fece apposta, sembrava Tyson, erano dei calzoncini da pugilatore, erano con stelle e strisce, quindi era una figura invisibile. E lì cominciava il nostro guaio, perché noi ci mettevamo quei giubbotti arancione di salvataggio, che se a caso non è che un uomo fonte elegante non voleva indossare, diceva, oh, questi sono brutti, no, tutti quanti con i giubbotti di salvataggio. E cominciò, non un temporale, un fortunale, dopo Città di Castello. E qui cosa fai in questi casi? Con i fulmini del saette che si scaricavano sulle rive, stare in acqua era pericoloso, stare sbagliato è ancora peggio. In più, ci bagliamo, noi avevamo due macchine di appoggio e ci bagliamo in un walkie-talkie, quindi non sapevamo, questi qui passavano sui ponti, ma io non avevo più nulla, più nessun contatto. Allora, a un certo punto, Giancarlo poi, mentre Gianluca aveva, lui stava molto in quegli anni nei monti himalayani, perché era la ricerca di una peonia, che poi trovò, che si chiama nel catalogo Peonia Osti, è una peonia bianca e nera, e lui faticò ad averla perché i permessi non gli davano, i cinesi pensavano che fosse una spia inglese, e allora evitavano di dargli il permesso di andare sui monti, poi lui aveva la sua serata himalayana molto seria. Io e Fabrizio avevamo avuto del messaggero che faceva un po' schifo, insomma. E invece Giancarlo, che confidava nel sole estivo, ormai era petto nudo, come cominciava ad avere un po' freddo. Per fortuna avevamo una bottiglia di whisky, allora cominciamo a bere sostanziosamente, robustamente, e quelle rapide che prima ci davano problemi, l'acqua era subito salita, perché pioveva forte. Ora passavo le rapide pensando, un po' ebbri, insomma, un po' ubriachi, passavamo gridando queste cose. E la corrente si era fatta molto rapida. Capimmo anche perché il biondo Tevere, perché le rive sono di una genga gialla, una pietra che si sfalda facilmente gialla, e l'acqua diventava gialla. Cominciò a far tardi e non sapevamo, bisognava a questo punto, e a un certo punto io mi trovai coi piedi all'acqua. Ti dico, Fabrizio, ma qui ci stiamo allagando, butta fuori lo secchio. Io butto fuori lo secchio, dopo un po' eravamo ancora coi piedi all'acqua. Ah, ma se sarà tagliato sotto, va bene. No, dice, ma è inaffondabile, perché è doppio fondo. Il problema era approdare da qualche parte, perché la corrente prima era lenta, adesso era rapida, finalmente dalle parti di montone riusciamo ad approdare ad un banco di sabbia e lasciamo lì due gomonauti che erano appunto Fabrizio e Giancarlo, e io e Gianluca, una strana coppia, con questa
lui cercato con questo piede scalzo della Macerata Rossa. E io adesso alle 45 ti ero passato, non si fermava su, ovviamente, eravamo proprio una coppia di sciagurati, ma finché si fermò un signore Rubizzo, con che lo vive ancora, ho visto che aveva questo telefono, c'è, e da un R4 si affacciò e ci guardò un po', non so, così, in modo incerto, poi capivo perché. E dico, guardi, se si può portare per Bobardi, poi dico no, si deve portare a casa sua perché non abbiamo gli effetti personali, sono tutti nelle macchine d'appoggio che abbiamo appena fatto la frase nel tempo. Lui sempre più perplesso, quando si fu avviato, solo per punto gli dissi, guardi, dall'aspetto non mi sembrerà, ma io sono il direttore del Messaggero. Quindi guardò e fu e dietro diceva, Gianluca, sì, ma il direttore del Messaggero, sta morto, sta zitto. Questa insistenza era sospetta. Poi sapevo che nella zona c'era un manicomio aperto, manicomio pasagliano, professor Ceccatelli, Ceccarelli, per cui giravano dei matti, tra virgolette, tutti nobili, ma insomma, e noi eravamo stati presi per due di questi. Arriviamo a casa di questo signore, la moglie era maestra del paese, invece capì subito, si organizzò. Andò a prendere gli altri due, ovviamente, e poi ci procurarono degli accappatoi, una frase d'acqua e del forn. Io chiesi anche un'altra bottiglia di whisky perché avevo preso un po' d'acqua, e soprattutto per Gianluca, che aveva già 65-66 anni allora. E solo che a Giancarlo toccò un accappatoio femminile, un accappatoio a Puano, ricordo. C'era i capelli rifonati, sembrava cocotti, adesso sembra cocotti, che figura ci fa fare. Insomma, lì si scatenò una solidarietà straordinaria, una nonna c'era, andò in cantina a prendere il prosciutto locale, la ciaccia, che è questa focaccia che fa in Umbria con il prosciutto, poi vino abbondante ovviamente per assorbire l'umidità, insomma. Ora io lo so, telefonai a Roma per dire, il segretario di Nazione mi diceva come un battito, e io gli dicevo, manda per le macchine, vino, soprattutto le macchine d'appoggio, che ci portano i vestiti, non avevamo niente. Insomma, furono arrivarono poi 200 macchine per Roma, da Cristiano di Castello, fu una dimostrazione di potenza straordinaria. E andammo, poi a Perugia, a Brufani, insomma, passare al ristorante, ci toccavano. Io poi li lasciai, che poi fu vulcanizzato, e loro ripresero, io non ho fatto altre due tappe. Purtroppo il fotografo, che stasera doveva esserci, non è arrivato, da Perugia, Papi, non so dove abbia perduto probabilmente l'archivio, per cui le sue foto abbiamo in parte ricostruito dai giornali, quindi con grande perizia. E le altre due tappe andarono molto bene, belle fotografie, e poi dopo, alla quarta e ultima tappa, scaricavo Gianluca e caricavo Fulco come ambientalista, botanico, eccetera, eccetera. E partivo più o meno dalla diga che Castel Giubileo, da Ponte Milvio, e per arrivare a Fiumicino. E anche lì, per poco intanto, non prendevamo la strada delle rapide all'isola di Tiberina, che sono molto pericolosi. Molto pericolosi. E poi il gommone non si manovra molto, si manovra solo pagaiano. E poi dopo il fiume c'erano altre due rapide, il canoista milanese che aveva fatto un libro con tutte le 135 o 53 rapide, non aveva costeggiato, la Magliana. Altre due rapide. E poi finalmente si arrivò a Fiumicino, come Dio vuole. E quindi. Allora finisco. Pubblicavo nel frattempo gli articoli di Fabrizio, di Giancarlo, eccetera, e mi scrisse mi telefonò Fanfani, del quale io del tutti l'opinatamente ho diventato una specie di nipote laico, che in privato ero della simpatia travolgente, il quale mi disse, ma direttore, anch'io sono Tiberino e sono cresciuto a Città della Pieve, sarei venuto anch'io.
Presidente, non è il caso, no? Sai, quattro e poi abbiamo fatto un frasco, la prima tappa è quasi fa facile un po' buone, insomma, era una cosa molto fatica. E poi i club dei cronisti, che a Sali Castello sono molto numerosi, cioè c'è una carovata tutti gli anni con tante canoe, e anche a Roma, tutti i circoli ovviamente, capimmo poi che il Tevere era ancora una parte fondamentale di Roma, che non era poi, per quanto separato da queste autostrade urbane che sono i Lungotevere, c'è ancora un forte senso del fiume come appartenenza. E allora proponevo una serie di servizi, e qui sono riprodotti in questo libro, per il disinquinamento, tema che riproponiamo anche oggi, perché non è che la situazione sia quella che si dice una fogna a cielo aperto, non è vero. Il grande inquinatore del Tevere è l'Aniene. L'Aniene purtroppo ha dei depuratori vecchi che non funzionano ed è il vero killer del Tevere. Il Tevere, i fiumi, capimmo, hanno una grande capacità di autodepurazione se non ci sono fabbriche sul percorso. Sul percorso uno c'è tra le reti maiali, gigantesco, a Basciano, e quelli certamente prima di spurgare ce ne vuole. Però non passa vicino alle grandi città, Perugia in alto. E a Roma, lì attenti, ci sono molti uccelli, quindi molti pesci, come possiamo notare, Fulco. E quindi il discorso si pone. Roma, per la verità, negli anni si è dotata, assai più di Milano, che ha un solo depuratore, da pochi anni, e quindi ha riversato tutto nel Po, attraverso il Lambro e l'Olona, e quindi ha un sistema molto forte di depurazione. Però io vorrei capire, se ancora lavorassi in un giornale, farei un'inchiesta per capire come stanno, perché ormai è un sistema abbastanza datato, e questo è un dato di fatto. E poi ci sono altre cose, le dighe hanno enormemente ridotto la discesa a valle di materiali inerti, cioè di ghiaia e di sabbia, e questo va in maniera colossale, per cui anche le spiagge poi alla fine ne risentono molto. Insomma, è stata una grande impresa. Con questo libro vorremmo risvegliare, insomma, i circoli. Domani c'è, no, non sanno, domenica c'è un vero e proprio Tevere Day organizzato dal nostro amico Alberto Ciani, che è qui presente. È un'intera giornata dedicata al Tevere da parte dei circoli nautici e nuotatori del Tevere, che ancora hanno grandi flussi, alcuni poi sono storici, addirittura 800esimi con la Teleremo, come l'Aniene, che nasce dalla costa della Teleremo, e anche con la Ginnastica Roma, che operava anche sul Tevere, che svolgiamo molti sport. Sono quattro club che nascono prima del Novecento e che tutti loro sono attivi. C'è la Borgo Pratica, però fa lotta greco-romana, lotta libera, non so se la faceva anche a te. Però è un modo anche per recuperare un'identità, perché c'è in ballo, e qui finisco veramente perché sarebbe lungo parlarle, un grande museo del Tevere. Noi vogliamo, con queste iniziative e anche con questo libro, promuovere il discorso. È incredibile che il Tevere è Roma, Roma è il Tevere, ma il Tevere c'è ancora prima di Roma, non abbia un museo vivo di questo straordinario fiume, che era un dio, Tiberis, e che è stato asse anche commerciale di sviluppo di Roma fino alla ferrovia. C'è un progetto quale bisogna che poi i circoli si colleghino, di Adriano Regina, molti anni fa, parecchi anni fa, per la parte archeologica, che c'è un'archeologia del Tevere importante. C'era anche un club di archeologi sommozzatori, tuttora vivo, Mochigiani, che anni fa espose la bella volta quanto avevano trovato nel Tevere di monete, monete d'oro, e davanti al Rio Tiberina anche gli strumenti medici, che era l'isola della salute, cioè questa leggenda Esculapio, eccetera, eccetera. Ma c'era una realtà, comincia, è il luogo della
della sanità nel Tevere romano, legata poi ai pellegrinaggi, la cella di Paromea, si chiama così, dove arrivavano i vascelli, quelli più leggeri, che portavano o che partivano per, soprattutto per la Francia, per evitare la francigena e gli assalti dei briganti, eccetera. Certo, il discorso dei porti, il porto di Ripetta, ahimè, completamente distrutto, di Alessandro Specchi, il porto di Pagrande sotto San Michele, e poi c'è tutta la parte più recente dei circoli nautici, eccetera, eccetera. Io quindi vi ho detto un po' quali sono anche gli intenti promozionali di questo libro. Io darei adesso la parola alla nostra amica Valeria, che legge un brano del libro, poi il fulco, poi tu sei in cui di brano. Sì, però questo qui non mi dice. Questo. Vedi quanti uccelli. Vedi quanti uccelli volano sul fiume e poi si gettano per catturare al volo un pesce? Continuava a farci notare Folco Pratesi mentre scendevamo fra rive verdeggianti costellate da circoli sportivi. Poi sotto il museo del Ministero della Marina proruppe: eccola la nostra oasi, l'oasi del WWF. Le piante, alcune da frutto, sono nate del tutto spontaneamente dai noccioli che la gente buttava nel greppo sottostante dal parapetto dove aveva mangiato il frutto. Un'oasi verde in più su quegli argini ancora non murati. Poi cominciarono i muraglioni che i giornalisti poco informati continuavano ad attribuire a Giuseppe Garibaldi, il quale voleva invece un canale scolmatore che praticamente si facesse carico delle acque di piena nel punto in cui si immette l'Aniene, onde evitare per sempre le terribili piene del fiume scatenato. Un progetto che già Giulio Cesare aveva coltivato e che, secondo alcuni storici dell'antichità, aveva concorso a farlo pugnalare a morte, coalizzando l'aspirazione di Bruto e Cassio alla libertà con potenti interessi fondiari colpiti da quel disegno. Certo, potevano farli meno tetri questi muraglioni, commentammo insieme tutti quanti quando cominciarono a sovrastarci dopo il ponte della metropolitana intitolata Pietro Nenni. Leonida Bissolati, l'iperriformista che veniva dalla tradizione cremonese del canottaggio, era un fiumarolo molto assiduo, dissi a Fulcro. C'è anche una lapide sulla sua casa in passeggiata di Ripetta. Anche il povero Matteotti, che abitava al Flaminio, stava andando a fare il bagno nel Tevere in quel giugno afoso del 1924, fece notare Giancarlo Del Re. Lo rapirono e lo uccisero a bastonate subito, praticamente. Passavamo sotto i grandi caseggiato Umbertini di Lungotevere dei Mellini. Non si sentiva alcun rumore. Tutto era come ovattato. Sembra di stare in un'altra città. Certo, i muraglioni hanno separato Roma dal suo fiume, fece uno. Però è già separata anche dove non ci sono muraglioni, intervenni. In realtà è il traffico automobilistico che l'ha separata definitivamente. Ormai sono autostrade urbane. Evitammo i resti del porto di Nerone, appena dopo Ponte Elio, diventato poi Ponte Sant'Angelo. Qui si creavano decenni prima spiagge, anche vaste, dove ci si bagnava in mutande e anche senza. Non ti dico i bandi cardinalizi contro proteste oscene esibizioni, addirittura sotto l'abside della chiesa dei Fiorentini e contro quegli sfacciati dei bancaroli tiberini che lanciavano proposte non proprio decenti alle donne che stavano bagnandosi sulle rive proibite. Il delizioso pittore dei paesaggi di Roma capitale, Ettore Rosler Franz, 1845-1907, nato nella capitale da famiglia dei Sudeti, si era divertito a prendere in giro i parrucconi dipingendo due giovani che ignudi amoreggiavano felicemente sull'argine erboso in vista di Castel Sant'Angelo. Ma torniamo alla nostra discesa.
Purtroppo non potranno sostare a Ostia Antica per ammirarvi i mosaici in cui sono ricordati gli spazi delle corporazioni portuali. Il pomeriggio declinava e dovevamo fare rotta su Fiumicino per concludere quella lunga discesa, per molti versi avventurosa, nella gloria di un tramonto infuocato, col globo rosso del sole di fine giugno a salutare la nostra allegra impresa giunta alla fine. Nei giorni e nelle settimane successive, per mesi, ci avrebbe inseguito l'eco di quella discesa, un calore affettivo, una nostalgia, una cultura del fiume che ancora sopravviveva su quelle rive e che non voleva essere estinta dall'inquinamento, dalle discariche abusive, dagli sfasciacarrozze tanto palesi quanto impuniti, da tanti altri killer. Volevamo vivere il Tevere, vivere e far vivere o rivivere Roma, la sua città. «Er Barcarolo va a controcorrente», intonò in falsetto Giancarlo Del Re. «Mi raccomando, con una R sola», precisò ironico. Dovevamo ridere, ma sulle labbra di tutti affiorò soltanto un sorriso, un po' malinconico, crepuscolare. Adesso... Io con Tevere ho sempre un rapporto buonissimo, anche esagerato. Andavo a remare sul lungo dall'acqua cetosa praticamente fino all'ingresso dell'Ariene e facevo anche il bagno, tranquillamente, perché andavo sott'acqua, perché per quando cascavo la cosa dal pontone andavo sotto a pescare. Quando raccontai questo al professore di igiene all'architettura, guardi, se lei ha fatto questo ormai è vaccinato da tutto. Infatti nella mia vita poi ho fatto bagni dappertutto, non mi sono mai beccato neanche l'altro Spironi che ha ucciso quel povero regista, ma il fiume per me era la vita. Andavo a remare e facevo il bagno e tutto, e anche in canoa e anche in Sandolino e nello Schiff, tutte quelle sono le barche che diciamo tutte le organizzazioni di canottieri, io le ho scritto sia agli esteri, sia a difesa esercito, sia anche il Tirreno Totaro, andavano a questo. Però non è che quando le rapide che dicevi non sono pericolose, sono pericolosissime. Allora, c'è stato un anno in cui il lotto dei corazzieri, pezzi nostri che arrivava con noi, andavamo il lotto, tutti questi sono finiti sotto il pontellino a quella tremenda rapida, proibitissima, e sono morti quasi tutti. Fu un dramma spaventoso, mezzo corpo di corazzieri finì là sotto. Io mi capitò di capitare col Sandolino là sotto, mi cominciò ad andare sott'acqua e a girare, io da sotto non riuscivo a vedere uscire fuori, e il Sandolino uscì fuori dopo un chilometro quasi. Io ero sicuro di morire, perché veramente c'era la possibilità di essere risucchiati da questi gorghi. Per cui non è una cosa facile. E giustamente quando Vittorio parla di rapide, ce ne sono diverse e sono pericolose. A parte il fiume, non è un fiume, è un torrente. Se voi leggete sulla storia del Tevere, dice è un fiume a torrentizio. Cioè che quando in cala e va in piena a seconda delle precipitazioni. E questo, il fiume era allora abbastanza sporco. E ricordo benissimo le battaglie dell'amico Amendola, che lì raccontava quando andava in giro sulla Nene per beccare i inquinatori, i grandi industrie che inquinavano sulla Nene, era un fiume orrendo. E allora raccontava, appunto, molto contento, quando mandai in galera, anche in maniera forse immediata, qualche inquinatore, la cosa finì. E lui per anni e anni, io l'ho anche detto al Corriere della Sera, non me l'hanno pubblicato, è lui che ha migliorato l'andamento del fiume. Il fiume che poi ha una vita bellissima, io sono appassionato, anche perché questa cosa l'ho detta a Vittorio, che quando parlava
del museo del fiume, da fare le antiche strutture di armamenti della chiesa. Negli anni prima, subito dopo la guerra, mio padre e i suoi amici organizzarono addirittura un cantiere navale a Porta Portese. Io sto cercando una cosa degli articoli, ma non piccole partite, batte di 35 tonnellate, bellissimi, no? Che dovevano servire, nelle idee, però siamo venuto dopo, nel caso che vincessero i comunisti nel 1948 per scappare in Argentina. Perché in Argentina? Perché l'Argentina era allora per l'Italia un posto meraviglioso dove andare a salvarsi, perché avevamo tutto l'ambasciatore dell'Argentina a casa nostra, ci raccontava le bellezze dell'Argentina e ci salviamo dei comunisti. Fortuna, o per carità, cosa non... Il fronte non vinse, era una cosa, le barche stanno lì, ma non sapendo che farne, furono poi sequestrate dal governo per fare navi dragamina, era pieno di mine il fiume. Ma io quando ancora andavo con mio padre in montagna, sui Monti Cimini, a cercare i legni adatti per queste cose, le querce piegate per le chiese, insomma una cosa, abbiamo anche addirittura dei famosi operai della San Germano in Liguria, che fa tutti i lavori, bellissime navi. Quando si parla poi della vita, io del Tevere, la natura, del mare, delle piante, mi sono sempre battuta per salvare queste cose, perché nessuno le sapeva, nessuno le conosceva. E cominciamo a vedere, anni fa, addirittura da bambino, andare a vedere e pescavo. Avevo una piccola bilancetta da 1,50 m, le uniche che erano consentite, e pescavo cose bellissime, addirittura un gambero di fiume all'acqua ceduta, un gambero di fiume, e poi si vendevano. E poi ho interpellato i ragazzini che all'isola di Tiberia pescavano cose meravigliose, luciopette, pescavano lucci, pescavano cavegari, pescavano carpi. Tanto un pescatore di lungo mi raccontò che aveva preso una bellissima carpa e voleva mangiarla, ma mi era messa nella vasca a bagno per farla spurgare. Quando spurgare questo affezionato che l'ha lasciata lì, e l'ha campato e andava a fare il bagno. Veramente so che fine abbia fatto quella carpa. Ma con una ricchezza di questi luoghi, da parte se vediamo i romeni, polacchi ed altri che pescano pesci, enormi pesci d'acqua, significa che il fiume è vivo, è molto vivo, e come vivo quando ottobre e novembre cominciano a arrivare i cormorani. E i cormorani, strani cormorani, e vengono, abbiamo visto gli anelli che hanno, vengono dalla Polonia, o addirittura allora dalla Germania Est, che ora è tutto il dominio dei sovietici. Per cui c'è tutto un meccanismo di cambio che dà impressione. Un'altra cosa che nessuno dice, i storioni. Quando si parla di storioni, c'è, tutti lo sanno, che a Scaniata, che porta il museo del Campidoglio, c'è una lapide che dice, quella festa di storioni, che dice i storioni pescati con questa misura di carpi vanno dati ai conservatori, cioè ai capi. Allora, parlavamo di storioni e mi ricordo quando mio padre aveva i pescherecci a Fiumicino, pescare uno storione enorme, dicevo secchi di queste palline nere che sono ancora italiane, e tutte queste cose vengono in un ambiente bellissimo, perché il fiume, se fosse ancora più pulito, potrebbe consentire alle spigole di arrivare. Ricordiamoci che i grandi ghiottoni romani consideravano i migliori spigoli quelle pescate entro due ponte, cioè Ponte Elio e Ponte Sant'Angelo, perché erano bellissime spigole che si prendevano. Adesso purtroppo non so quante ne pescano, che spigoli, ho parlato con questi e non li pescano più, però cefali senz'altro e tanti altri animali. Io un giorno ero sempre infuriato per questi articoli che uscivo sul Messaggero, tu non eri già più direttore. E un grande articolo dice, il Tevere una foglia a cielo aperto, la situazione non è mai stata così grave. Parlo del 15 settembre 1990,
Io andai quel giorno, proprio quel giorno, andai tutto San Giovanni dei Fiorentini, poi c'è una piccola spiaggetta fuori giunchi, dietro, e ho calcolato, ho scritto, disegnato, gli animali che c'erano. Allora, era un piccolo elenco. Gabbiani comuni, non gabbiani reali, ma gabbiani comuni, quelli che vengono solo inverno, più piccoli hanno una capoccia nera in estate, poi un tuffetto che pescava, poi cefali che saltavano, branchi di cefali in amore, una libellola sui giunchi, va bene, poi piante di portamogeto, carpe, immense carpe che si riproducevano, un banco di avannotti, più una ballerina bianca e più un ratto che tutti odiano, fatto in casa un cespuglio, fatto volare via un martin pescatore coloratissimo. E la cosa, la vitalità che c'è, anche adesso, ero invitato l'altro giorno a una trasmissione di, che si chiama Di Notte, che c'è il nome di un petrolio, di un libro di Pasolini. Ebbene, andavo lì, camminavo lungo la sponda in mezzo anche alle macchine, c'era un ciuffetto dentro e c'era un giovane di gabbiano che stava lì tranquillo. Gabbiani odiati. Io con i gabbiani ho un rapporto particolare, molto emotivo, lo sanno, scritto sempre, mi odiano per questo. Gabbiani ha fatto un terribile sacrilegio, il sacrilegio aveva preso una colombella che il Papa aveva liberato. Quello è scappato. Allora noi tutti contenti, dice, no, ma come, non può venire a fare simile. Allora i gabbiani sono a Roma, sono partiti da una gabbiana zoppa che mi hanno portato allo studio di architetto, una scatola, e c'era la gabbiana che si è detto che fare, la porta il giardino zoologico, vediamo che ne fanno loro. Allora col direttore del giardino zoologico, che era anche il mio cognato, abbiamo messo la vasca delle otari, cioè delle fonti, quella stava che campava benissimo, fregava i pesci che davano alle otarie. A un certo punto, mentre stanno lì, arriva un maschio selvaggio, si innamorano e si accoppiano e fanno il nido. Il nido è una cosa di spaventoso, fatto con tutti i fazzolettini, preservativi, tutto quello che trovavano, pacchetti di sigarette, orrendo. Poi hanno fatto i figli, hanno fatto anche piccoli. Questi piccoli, poi, un po' più stupidi, perché non erano abituati a essere in mare, hanno nidificato, a loro volta, anni dopo, su un cedro, proprio sopra la vasca delle otarie, appena sventolata, sono tutti giù. E questa femmina, e anche il marito, fregavano i piccoli paperini che nascevano nel laghetto. Perché c'è tutto un meccanismo bellissimo di natura e di selezione naturale. E questo credo che sia la ricchezza di questo fiume, che io ho sempre amato, come ho detto, e anche se ci facevo il bagno, non avrei dovuto farlo. Però c'è tutto un insieme di cose. E questa è una specie di percorso che la natura consente di entrare. E questo il bellissimo pezzetto che ha fatto Vittorio parlando dei lodi dell'UF, quello era una battaglia fatta perché stavano facendo col genio civile, che allora non era molto civile, un buon civile, tutti i muraglioni. Io riuscii a salvare l'ultimo pezzo, un pezzo di 300 metri che andava dal ponte della metropolitana fino al ponte Matteo. Il ponte Regina Margherita. Allora, questo era una sponda, naturalmente come tutte, abbandonata, argilla, schifosa. A poco, come diceva nel suo racconto Vittorio, buttavano giù i noccioli di ciliegie. In pochi anni si è creato un bosco, tanto bello che noi abbiamo deciso di fare un'osi. Allora, affittammo. Si ricorderà sicuramente Andrea Filpa del WWF, affittammo, prendendo in concessione per 4 milioni l'anno, era carissimo, questo pezzo di costa. E facevamo i cartelli, tutto, sentieri, intanto la vegetazione continua a crescere. E questo, per poter gestire questa cosa, trovavamo, io facevo allora un percorso di assistenza ai carcerati dei giovani carcerati omicidi, tutti i ragazzi che erano stati purtroppo rovinati perché avevano ucciso il padre che stava ammazzando la madre, insomma cose, delle storie veramente tristissime. Infece fare dei piccoli otticelli che non potevano avere zappe e vanghe perché era pericoloso, con manico di scopa facevano, e mi ha fatto bellissime coltivazioni.
Allora a un certo punto dice, volete fare una cosa? Organizziamo, noi organizziamo una organizzazione, un'associazione che si chiama Vita Verde o un nome del genere. E vennero loro a fare questa sorveglianza, mettere i cartelli, tutto andava benissimo. Poi naturalmente, ah, vai, da poi erano messi in carcere. Ma la cosa bella, ma che qui non ancora prima vengono, la cosa bella era che quando venivano giù tutti questi sbandati che andavano a occupare come sempre, sapendo che c'erano questi che venivano dalla Bibbia, stavano un po' più sulle loro cose, perché sai, erano domicili, e sai anche tirare in coltello. E tutto questo è legato a questo meraviglioso fiume che è stato per anni abbandonato perché, se vogliamo, era il porto di Ripetta, anche era appunto benissimo di Foscetto, il porto di Calagrande, e tutti posti stupendi che si potevano salvare se Garibaldi avesse vinto la battaglia di fare uno scormatore a monte. Però fate così, è scritto benissimo in questo bellissimo libro, tutti dovete comprare, perché ho fatto forza. Io comunque l'ho avuto un regalo perché l'ho scritto, vero? L'ho avuto un regalo, no? Ah sì, 20 euro. Grazie, e una bella, credo che tutti noi dobbiamo impegnarci in questa battaglia, perché è la vita del fiume non è solamente acqua e pesci, ma anche uccelli e anche ratti odiati. Poi vi racconterò perché i ratti possono essere anche loro importanti. E se avessi una cosa piumosa nessuno li scoccerebbe, ma comunque ho detto, ah, come dici questa combinata, sono schifo, è tutto qua, vi ringrazio per queste poche, grazie, in effetti durante questa ultima tappa Fulco impiegò vari minuti per spiegarmi che lui aveva tenuto due ratti in casa. Dice, sono pulitissimi. Ma io poi, dico la verità, io salto a correre molto tempo, quando ero più giovane, andavo da Ponte Sant'Angelo fino alla Farnesina, eccetera. Ma io l'ho incontrato un otto, un ratto, non è che se ne sta sotto, ce ne sono parecchi. C'è una bella famiglia sotto il Ponte Garibaldi, ma poi c'è Montanollo con tutti i ricordi. Adesso poi se rimane un po' anche di Gabbiano, questo Gabbiano dopo in poche. Proprio in piazza della Casa Nuova, da un cielo spazzino anche a Consorzio Bocca. Consorzio Bocca, non capisci, un fontano che stava molto orgoglioso di sé. Io adesso devo dare la parola a quello che in fondo poi è il vero autore del libro, perché Pino Coscetta, grande amico, combattente del vecchio messaggero. Capo direttore delle regioni, che ha tenuto poi contatti sempre con tutti, qui ci sono anche alcuni ex senatori delle regioni, altri aspettano che noi andiamo a Perugia piuttosto che a Terni, a Prugli, Corso del Terni, e a Città di Castello in particolare, dove ci sono dei grandi canoisti molto numerosi. Io una volta, dopo questo viaggio, venne chiamato dall'invia ad una, ma erano centinaia, un po' quella barcolana, meno bella dal punto di vista della sua vedere, però c'è l'effetto, dalla città di Castello, dopo le dighe, tante canoe che scendevano, sono le canoe canadesi, quelle col fondo piatto che si usano anche in palude e che consentono di superare le rapide con più facilità. Poi noi eravamo in quattro, avremmo dovuto avere una canoa. Quindi darei la parola a lui per concludere questa presentazione, mi sembra che io dico due parole su una cosa che mi sta a cuore. Pino. Io sono grato a Vittorio per avermi chiamato a curare con lui, perché anche lui ha fatto la cura di questo libro, e ne sono grato per due ragioni. La prima perché mi ha tolto 35 anni di vecchiaia, nel senso che mi ha riportato 35 anni indietro a fare il lavoro che faceva il messaggero allora, cioè prendere i pezzi degli inviati, leggerli, titolarli e inviarli in tipografia per l'impaginazione. E la seconda cosa che lo ringrazio è perché, rileggendo queste cose, io ho rivisto questi colleghi.
molti dei quali purtroppo non ci sono più. Per quanto tu leggi un qui, se ci sono colleghi giornalisti, ovviamente mi scuso per la banalità, ma quando leggi un pezzo per fare un titolo, tu ti compenetri prima in chi l'ha scritto e come l'ha scritto, cioè vivi quel pezzo come se fosse una cosa tua, come se l'avessi scritto tu. Se no non ti viene bene il titolo, viene sciatto. E quindi io lo ringrazio anche per questo, perché di leggere i testi di Giancarlo Del Re, di Fabrizio Ricci, del testo di Gianluca Osti, che era un collaboratore, ma era una persona abilissima, poi c'erano i giovani, per noi erano veramente dei ragazzini, perché Fabio Martini, che ancora è sulla breccia ed è un eccellente giornalista politico, ha detto, ma Leonardo Gorra, e l'ho visto, Salvatore Taverna, che non l'ho visto, ma insomma, era gente che mi ha fatto veramente un gran piacere leggerlo, e questa era la prima parte del libro, che per me è stata una parte redazionale di desk. Quindi io ho curato veramente questa cosa come se fossero degli articoli per il giornale, e abbiamo dato questa impronta a questo libro, che ha un'impronta strettamente giornalistica, anche nella seconda parte, che è quella che poi più mi ha chiamato per scrivere. Perché? Perché la seconda parte ovviamente l'avevo presa, diciamo, sotto gamba, nel senso che, come tutti i romani, forse a causa del falso di questo ficus luminaris dove si erano incagliati Romolo e Remo, e Fausto lo riprese, forse crediamo di conoscere tutto del Tevere, di sapere cos'è. Io qualcosina lo sapevo, ma quando mi sono messo davanti al computer ho dovuto subito fare un passo indietro, fermarmi e dire devo fare il punto, e quindi chiedermi cos'era il Tevere. Il Tevere, prima dei Muraglioni, era un fiume veramente vissuto, nel senso, intanto era la più grande via d'acqua che portava il 90% dei beni che si consumavano a Roma, passavano per il Tevere. E quindi sul Tevere lavoravano tante persone, perché questa era forse una delle industrie più grandi che Roma aveva. Tant'è che c'era un camerlengo di Rima Cipa Grande che era detto il guardiano dei ponti, e abitualmente questa carica spettava di diritto a un duca della famiglia Mattei. Se non c'era lui, subentrava qualcun altro, ma i veri curatori del fiume erano i cittadini, era chi lavorava sul fiume, erano quelli che facevano i molini, che portavano le cose, i traghettatori, quelli che avevano le barchette traghettizie, che erano piccole barche legate ad un filo, che è inventato peraltro da Leonardo come cosa, che senza fatica portavano da una parte all'altra le persone. E quindi, però i muraglioni piemontesi, io li chiamo perché li poi ripescero, i piemontesi furono tutto sommato un male minore, perché Roma veniva a morto un anno sì e quell'altro pure, e erano alluvioni importanti. Pensate che il 7 ottobre del 1530 ci fu un'alluvione che coinvolse anche Benvenuto Cellini, che abitava qui, ai banchi, verso il Monte Giordano. Questo si mise, fece un fagotto di tutti i suoi ori, delle cose che stava cestinando. Tra l'altro c'era un bottone di un biviale del Papa che stava curando, se lo mise in testa e con l'acqua a mezza gamba si incamminò verso Monte Cavallo, che sarebbe il Quirinale di adesso, dove disse, lo so scritto perché trovai Messer Giovanni Gaddi, chierico di camera del Papa, il quale ne tenne conto come se fratello gli fosse stato, gli aveva dato gli ori da tenere perché aveva paura di che l'acqua se li portasse via. In quella stessa notte l'acqua si portò via a metà delle statue che Michelangelo aveva fatto per la tomba del Papa, che stava preparando. Entrarono in Vaticano questa ondata e si portò via sotto il vicino castello, e si portò via tutte queste statue, per dire
fu una piena terribile. E quindi questo camerlengo che doveva curare le rive e che faceva la parte magari più nobile del suo lavoro, contava poco, contava chi ci viveva sopra sul Tevere, per come oggi, per la verità. Mi riallaccio a questo per dirvi che oggi, io quando ho detto ho voluto fare il punto, io prima di cominciare a scrivere ho fatto per un mese passeggiate con mio cognato che sta qui, passeggiate lungo le rive del Tevere, che poi è una cosa che consiglio a tutti, perché scoprirete una città nel silenzio. Cioè, io non ho mai sentito Roma nel silenzio, da quando sono nato, quindi quasi 80 anni fa. E invece ho riconosciuto Roma silenziosa. Ed è una cosa unica, perché veramente senti il fruscio dell'acqua, il vento, gli animali, ma non senti una macchina, non senti un vocio, non senti nulla. Quelli che girano e che vanno lì sono le persone che si prendono cura del fiume, quelli dei circoli sono benemeriti, perché anche se ci possono guadagnare, se hanno degli interessi loro, però fanno bene al fiume, perché se il fiume lo vive, se no diventa un fiume morto come cosa. Quindi questa è la cosa, di fatto io sono molto scontento di questo Tevere Day, che peraltro è uno dei ragazzi nella Via del Tritone che se ne occupa, raggruppando i circoli, Alberto Acciari, che ringrazio ancora, ha fatto questa manifestazione, alla quale vi invito ad andare, perché anche questo è un modo per aiutare il tempo. Quindi queste cose sono cose belle. Noi vogliamo che si faccia un museo, ci starebbe pure la sede, ma già ci hanno messo le mani sopra, che sarebbe l'Arsenale Clementino. L'Arsenale Clementino sarebbe ideale, perché intanto sta sul Tevere, da lì venivano varate le navi della flotta papale, e da lì si vede ancora, oggi lo vedrete sulle foto di questo libro, si vede dalla riva opposta, dalla riva di Marmorata, si vede benissimo l'Arsenale e lo scivolo ancora che c'era delle navi. Detto questo, vi voglio dire com'è nato il mio amore per il fiume, ma più che per il fiume, per i fiumaroli. E infatti io ho detto a Vittorio, io lo scrivo se mi fate scrivere dei fiumaroli e di quella che è tutta la vita che circola intorno a quello loro. Io avevo al Messaggero un collega anziano che sapeva tutto dei fiumaroli e ci raccontava delle cose. Quest'uomo aveva, adesso non vi mettete a ridere, faceva canottaggio, cioè scriveva di canottaggio, però si chiamava in un modo terribile per uno che scrive canottaggio, si chiamava Pompeo senza acqua. Mi lascio immaginare ogni volta che portava un pezzo dicendo oggi c'è stata una bella gara e noi tutti senza acqua o con l'acqua, perché era la cosa più minima che gli poteva accadere. E Pompeo mi diceva sempre: quando sono buone le cerasse è buono il fiume. Nel senso che quando a maggio venivano le ciliegie, era il tempo di andarsi a fare i bagni al fiume. Questa era l'apertura della stagione balneare, era i primi di giugno con le ciliegie, si finiva ad ottobre, la prima quindicina d'ottobre si chiudeva, e mi raccontava le storie di questi, che voi troverete sul libro, di questi personaggi, il Sor Macchini che faceva i tuffi statuari, nel senso che si metteva tutto, si impalinava tutto come fosse di marmo, poi prendeva, che so, le pose del discopolo e si mettava la punta e pum, si buttava giù, restando fisso come un discopolo, la cosa è geniale. Poi c'erano altri, Nino Talacchi e di Don De Segni, questi invece si mascheravano e facevano i tuffi per carnevale. Era tosta, eh? Con l'acqua fredda, con tutti i mascherati facevano questi tuffi. Però, ripeto, poi c'erano, mi raccontava di questi circoli di una volta, della spiaggia dei Polverini. I Polverini stavano sotto Ponte Milvio
ed era una spiaggia grandiosa, me la ricordo, perché me lo diceva un altro amico, che era Giulio Glorioso, che è stato il più grande giornalista, giocatore di baseball che l'Italia abbia mai avuto, aveva giocato addirittura nelle Major League, e lui mi diceva, quando ero ragazzino, subito dopo la guerra, io abitavo dall'altra parte del ponte, dall'altra parte del ponte Miglio, come cosa, e andavamo a giocare dove adesso ci sta il parcheggio di... come si chiama? Yes. Esatto. Quello. Beh, dice, ci mettevamo il guanto in testa e attraversavamo il fiume a nuoto e cioè, poi ci fermavamo sulla spiaggia ai polverini a asciugarci e andavamo a giocare. Questo era il fiume come si viveva, ma insieme alla porta ci stavano poi i grandi circoli, perché c'erano, mi diceva, Erpanza, uno che si chiamava Erpanza e faceva il barcone di Pippa Nera, che era un altro barcone importante della Pippa Nera, perché? Perché venivano dalla Nera, come Edoardo, e quindi era gente che aveva veramente il fiume del sangue, perché pensate che tra la Niede, la Terreremo e la Roma Nuoto, il capitano Decio Pontecorvo, un bersagliere, prese quasi tutti quelli che erano i Caimani del Piave. I Caimani del Piave erano quasi tutti fiumaroli di Roma, e facevano i famosi sabotaggi contro gli austriaci di notte attraversando il Piave. E questi erano personaggi nostri, come la cosa è. Poi ci stavano i grandi galleggianti, quelle di Tulli a Ponte Cavour, il Ciriola a Ponte Sant'Angelo. Il primo Ciriola si chiamava Luigi Benedetti ed era un elettricista che aveva bottega al Biscione, ma gli piaceva così tanto nuotare, stare a guazzare nel Tevere, nuotava così elegantemente che lo chiamarono il Ciriola, cioè l'anguilla, che si insinuava nel Tevere. E dopo tutti gli altri Ciriola, mica erano della stessa famiglia, ma tutti mantennero il nome del Ciriola, che è durato fino a pochi decenni fa, per la verità. Altre società, la società di Roma Nuoto, vantava un nuotatore che si chiamava Cesare Gismani, detto il dio dell'onna, perché riusciva a dominare il fiume come cosa. Altri nuotatori erano Ravinantes, Bronner e Imlen. Quest'ultimo era niente di meno che il proprietario della libreria antiquaria Nardecchia, Imlen, ed era uno dei grandi nuotatori del Tevere. Poi ci stavano ovviamente le altre grandi società, la Roma del Nuoto, che del 1889, il Tevere Remo, che è ancora prima. Credo che sia la prima società in assoluto, benissimo. E noi abbiamo qui una delle primi equipaggi della Tevere-Remo, abbiamo trovato una vecchia fotografia, chiediamo perdono, l'abbiamo scippata da internet perché era troppo bella, con tutti i canoisti della Tevere-Remo di allora, la vecchia sede e quella nuova. Quindi è stata una cosa bellissima, un bel lavoro. Perché vi dicevo questo? Perché ho ripreso la mare in Tevere dopo averlo rivisto. Io ancora adesso ci vado spesso a fare una passeggiata. Vi consiglio la riva, diciamo, verso Castello, perché quell'altra purtroppo sotto ogni ponte c'è un accampamento ormai, e non è simpatico, perché senza mai, insomma, diciamo che bevono un po' troppo come cosa, però da quell'altra parte è tranquillissimo ed è una passeggiata bellissima. E perché? Ecco, noi diciamo che la storia che è passata sopra e sotto i ponti di questo fiume, a partire dall'uccisione di Remo a quella di Pasolini, è stata sempre cruenta. Giorni fa, con mio cognato, siamo tornati alla Farnesina e ho visto e ho riletto sugli affreschi di Raffaello i graffiti dei Lanzichenecchi. Ancora ci sono, l'hanno conservati, secondo me è una cosa giusta, conservati perché bisogna ricordare queste cose. E mi viene la mente, però.
Ecco, questo si chiama Trionfi e Lamenti, è la storia di Roma, la storia del fiume e di Roma, fatto per 500 metri lungo, realizzato per ablazione, ovvero togliendo tutta quella che era la patina sporca delle mura, e adesso il fiume se lo sta riprendendo, lo smog di Roma se lo sta riprendendo, perché è uno di quei murales che, appunto, essendo chiaramente senza colori, anzi lavora solo sul chiaro scuro, bisognerebbe ogni tanto riportare il chiaro dove è chiaro e lasciare lo scuro dove era lo scuro. Quindi manca l'opera ovviamente del Campidoglio, perché deve muore anche così, purtroppo. E poi un'altra cosa con la quale vorrei concludere: siccome ci troviamo nella Federazione della Stampa, vorrei lanciare una proposta. Qui alle mie spalle, alle nostre spalle, a 30 metri, non di più, c'è Piazza De Ponte, quella che era Piazza di Ponte. A Piazza di Ponte si operavano le ingiustizie, soprattutto quelle più cruente, quelle che soprattutto interessavano il potere, cioè chi andava contro il potere. Qui ovviamente sono stati uccisi la Cenci, la madre, il fratello e cose. Ma il 23 febbraio del 1737 ci lasciò la testa il primo martire della libertà di stampa, che si chiamava Enrico Trivelli del Vasto, fogliettante, che voleva dire giornalista. Qual era la colpa di questo fogliettante? Era stata quella di mettersi dalla parte del popolo e protestare con il Papa per gli arruolamenti coatti che facevano gli spagnoli. Ma siccome il nipote del Papa era un pezzo grosso dell'esercito spagnolo, comandava, lui non interveniva. Il fatto di aver scritto cose malevole, ovviamente, su Clemente XII, che poi era Lorenzo Corsini, non era manco uno poco avveduto, diciamo, a livello artistico è stato pure un papa illuminato, ma come cose umane non mi pare tanto illuminato, tant'è che gli ha fatto tagliare la capoccia. E quindi questi che facevano, andavano nelle osterie a trastevere, chiamavano quelli ubriachi e li arruolavano, li portavano dentro. Quindi c'era questo tumulto di popolo, e io vorrei proporre alla federazione di apporre una lapide proprio per ricordare questo giornalista, il primo giornalista al quale è stato tagliato la testa. Invece una lapide ce l'hanno messa, io non so se ce l'ha messa la federazione o chi altro, è piccola così ed è per l'abate di Marola, che pure lui passa per fogliettante, ma in effetti lui era un copista e soprattutto era un personaggio un po' equivoco per la verità, che faceva persone, queste cose in maniera. Trivelli del Vasto, noi avevamo un Trivelli pure Enrico Maria Trivelli al Messaggero. Questo Trivelli era un vero giornalista, ha lasciato delle cose scritte, addirittura era stato insignito con il lauro in Campidoglio per le cose che faceva d'arte, di composizioni di poetiche e cose. Quindi era un arcade come cosa, non gli è bastato. Grazie. Grazie a te. Io non so se c'è qualche domanda, non so, per curiosità, ma insomma credo che se volete siamo a disposizione. Io la cosa sulla quale vorrei concludere questa simpatica e anche nonostante tutto affollata riunione è quella appunto del recupero dell'arsenale pontificio o clementino, perché tra l'altro è una struttura ancora molto valida, è una struttura che caratterizza la Roma, quella Roma, perché è vicinissimo al porto di Ipagrande, ed è, si chiama Clementino perché
fu voluto da Clemente XI Albani Urbinate, di cui quest'anno, l'anno prossimo, ricorre il 400° anno o il 300° anno della morte. Io ho avvertito gli Urbinati, ma devo dire, una piccola città per quanto tutto. Gli Albani sono stati della grande famiglia, perché poi i cardinali nipoti che ebbe il Papa Albani furono niente meno che Annibale, grande diplomatico, e Alessandro, che è quello di Villa Albani, chiamati propriamente Villa Albani Torroni. Torroni non sono comprati, e ci tengono le incluse delle opere d'arte. Ma il vero, ed è il grande promotore del neoclassicismo a Roma, che aveva, ecco, come presentatore in casa un certo signore che si chiamava Winckelmann, per dire. È una pagina culturale di Roma straordinaria. Alessandro Albani, detto il cavalierino, non so perché. E Clemente XI promuove il porto di terra e il porto di mare. Il porto di mare era quello di Barani, il porto di terra era il porto di Ripetta. Bellissimo, di Alessandro Specchi, davanti alla chiesa di San Rocco, che è il patrono di tutti quelli che viaggiano e trasportano, e quindi era il patrono dei Botticellari, di Fiumarono, dei Barcaroli, degli Acquaroli, tutti questi mestieri del fiume, che erano per i molinari, i molari, quelli che facevano le mole per i mulini. C'è la mola dei Fiorentini, ancora si vede qui vicino, da questa parte. E purtroppo, con la costruzione dei muraglioni, è stato completamente distrutto. Noi speravamo, facemmo una petizione, quando è stata fatta la nuova teca per la Rapacis, di scavare sotto per vedere se c'erano dei resti di questo settecentesco bellissimo porto di Ripetta. Purtroppo non c'è rimasto più nulla. Ci sono delle statue molto belle, ci sono dei dipinti, ci sono delle testimonianze, ovviamente, ma non c'è più nulla. Allora, questo Museo del Tevere potrebbe essere veramente uno straordinario anche omaggio alla storia, alla protostoria di Roma, perché la parte archeologica è stata già individuata da Adriano Regina anni fa, grande sovrintendente, più grande forse del secondo metà del Novecento, e bisogna agganciare a questo un discorso che riguarda il periodo dell'Alto Medioevo, in cui Roma venne invasa dai Saraceni e che spogliarono le chiese di San Pietro e Paolo e l'Antichia, ovviamente. E furono questi frisori, erano appena arrivati a Roma, 800 giovani frisori, che furono i protomartiri perché offersi il loro petto contro i Saraceni. E di qui la scuola Frisonorum, come c'è la scuola Saxonorum, l'ospedale di San Santo Spirito in Saxia, infatti. No? Sono tutte memorie, questa è Tiberia, legata al Tibet. E poi anche a Monte, ovviamente, a Orte, via, c'è tutta una letteratura importante. C'è un paese che si chiama Saracinesco, che si dice fondato da Saraceni in fuga, sotto i cinquemili, sotto dei cognomi arabi, Al-Mansur, per esempio, sono dei cognomi, ci vedete l'elenco telefonico, ed è sotto Cervara, zona bellissima. Quindi poi tutta la storia dei pellegrini, anche quella legata al fiume, che venivano da Marsiglia per evitare i rischi della francigena in nave, o che partivano di lì per la Terra Santa, senza andare a Brindisi. La Riva Romea è lì dove c'era Sinai Collettivo. C'è una stampa del vaso molto bella. Cioè, allora, costruire questa storia è una storia di costume, ecco, quella di bandi contro l'unità del Tevere. Beh, io un giorno mi deve passare a divertirsi a leggere, perché dopo il 500 cominciano tutti i cieli questi. D'altra parte, i romani antichi erano le terme e si lavavano,
poi la religione cristiana, cattolica soprattutto, il corpo era quello femminile, poi era, esiste tuttora una preghiera, non so se l'avrei sentita ancora, ab incursu demoni meridiani, il demonio di mezzogiorno che è la donna. Quindi insomma lavarsi era una cosa sospetta, dense. Era una cosa poco seria, insomma era, destava sospetti di oscenità. E insomma questi guerrieri si lavavano il tempo, doveva lavarsi. E c'è tutta una serie di bandi che costella il 700 e l'800, il primo 800, poi dopo la smettono se Dio vuole, e sì, anche perché i barcaroni poi se la approfittavano un po', ovviamente. Anche perché una via delle prostitute era via dei Petri. Io una volta divertì molto Andreotti la sera perché gli raccontai queste cose, quando ognuno aveva la sua ingegneria finanziaria, gli dissi, molte CCT. Il Papa, per esempio, un anno mise una tassa molto pesante su via di Ripetta, che era una tassa sulla prostituzione. Perché era, per fare le strade. Era una tassa di scoppio, si diceva. Non vorrei cambiare l'accento, perché non vorrei cambiare la scelta. E allora, cucire insieme queste parti storiche, il bar, sono queste belle fotografie che sono esposte in quei negozi del Pantheon allagato. Quindi, è terribile, insomma. Quando poi nel 1870 ci furono prese le portabili e arrivare ai piemontesi, ci furono delle piene terre più spaventose degli allagamenti. E siccome Vittorio Emanuele aveva la paura fottuta della scomunica, si spaventò moltissimo, gli disse, hai visto? L'osservatore romano scrisse, è il castigo di Dio. Siete venuti a Roma a chiamare la Santa Sede e mi tocca questo. Castigo di Dio. Grazie della pigna. Facciamo una cosa con te. Allora, Vittorio Re II, spaventatissimo, disse al cardinale, fece dire al cardinale Antonelli, che non era neanche un sacerdote, era un laico, cardinale, segretario di Stato, dice, beh, se voglio portare via qualcosa dal Quirinale, lo facciano pure. I primi ufficiali piemontesi che si affacciarono al Quirinale lo trovarono completamente vuoto, cioè si erano portati via tutto, tutto, un treno speciale. Che c'era già Termi e Sapienza. Usavano le strade dei Borboni. Usavano, no, soprattutto gli arredi, sono arredi farnesiani. Sono di Parma e di Napoli. Sono farnesi. Infatti i colori che prevalgono sono il bianco e l'azzurro, colori farnesiani. Per dire, e mi diceva, c'è cioè a Roma, forse andrebbe intervistato, se non dirò qualcuno alla televisione. Un grande idraulico, Tevere, che è il professor Margheritore, che è un lombardo, ed è anche storicamente preparatissimo, dice, vedi, non a caso le prime due cattedre di idraulica che si istituiscono presso le università italiane sono una a Padova di idraulica lagunare e viene assegnata per chi sapeva quelle cose Galileo. E poi alla Sapienza una cattedra idraulica legata a Tevere. E Tevere gli ha chiamato il fiume scatenato. Finito dicendo, pensate, il Tevere può passare da 40 metri cubi al secondo nel periodo peggiore di Magra a 2000-2500, in poche ore. Poche ore. Anche 3000 una volta, prima delle dighe. Quindi, mentre il Po quadruplica la portata dalla Magra piena, il Danubio e il Tamigi dalla doppia soltanto, questo passa da 40 a 2000-2500, quindi è una moltiplicazione spaventosa, coglieva sempre impreparati. Adesso ho visto che ci sono di nuovo dei pericoli perché ha chiuso molti fossi e quindi tutto questo, con tutti i reperti che aveva Milton Gettel, credo che abbia la moglie che era persona straordinaria, che è una giovane moglie, era un'incisa da Rocchetta, che tra l'altro collaborava come disegnatrice anche al Messaggero, Monica, incisa da Rocchetta. E prendeva stampe, quadri, anche reperti legati alla storia
straordinaria, che è anche leggendaria, di Giorgio Tiberini. Però qui non si è trovato una sede. Ecco, il Museo del Tevere potrebbe essere anche il museo di Vito Tiberina, se lo si colloca vicino come è l'Arsenale Clementino. Io spero che questa pretesa arrogante della quadriennale, perché, ripeto, è stata allogata a Villa Carpegna non più di 10-15 anni fa, quindi è traslocare solo i costi che ci sono. E poi per dare un museo degno alla, a questo straordinario fiume, che è forse il più straordinario del mondo, perché su questo nasce la città di Roma, insomma. Sui grandi fiumi sono nate le capitali, sul Tamigi, Londra, sulla Senna, Parigi e così via, ma Roma è Roma. Credo che ci sia un materiale enorme, tra l'altro, dalla protostoria fino alla natura, il discorso dei cormorani o dei barangoni, come vengono chiamati i pescatori, i cormorani che vanno a pescare il pesce. Quindi sono fatti di partecipi. Con questo libro diamo un contributo. Nella copertina ci siamo quei quattro che arriviamo a Città di Castello, tutto verde. E l'alto corso è verdissimo perché è pieno di alberi e pieno di pesci che salta in carpe che vengono fuori da parte, molto divertente. Non vi diciamo di affrontarlo sulle vie delle rapide perché è pericoloso, però veramente è. E non ci sono case vicine perché anche allora da loro una ghiaccia. Nell'autunno inverno in genere esondava meglio se arrivava e c'era quindi questo pericolo immanente, quindi non ci sono case, è un paesaggio tuttora intatto, straordinario, delle case torri, attraverso la sola grande città, a parte l'unità di Castello, attraverso Perugia, ma è sotto Perugia. Quindi vabbè, insomma, noi speriamo che di non avervi annoiati. Vorrei segnalare, prima di ringraziate, un altro libro di Coscetta, perché lo merita, pubblicato sempre da Solfamente, che è un libro sulla sua infanzia contadina, diciamo, a Orvieto, orvietano, perché c'è una ricostruzione. Io lo conosco abbastanza perché avevo dei parenti in Romagna che stavano solo in campagna, in paesi di campagna, erano viticoltori, eccetera. Quindi molte cose le ricordo, però ricostruisce una vita contadina oggi totalmente sparita negli anni tra la guerra e dopoguerra, e veramente con tutti i termini giusti, in campagna di Orvieto. È un libro che dovrei far, io te lo farò leggere ai miei nipoti che lo sanno proprio di campagna, perché effettivamente è un modo anche per costruire alla conoscenza una civiltà contadina che è stata fondamentale. Grazie.